prestazione alla quale si sono viste tante buone cose, c'era evidentemente una cosa che risaltava un po' di più, ed era quella della prestazione della squadra. Sarebbe a dire che quando c'è disponibilità, quando c'è voglia di sacrificarsi, quando c'è qualità, quando si è bravi, si può fare anche la già della squadra, che fin qui l'abbiamo sempre fatto. Sono d'accordo, quando c'è umiltà, quando c'è disponibilità ad aiutare la squadra, la corsa, la fatica, si può fare qualsiasi ruolo, soprattutto se si ha conoscenza di questo gioco. Gelipe, io a Spodini da Rackham, visto insomma, stagio per il campo pose la Spodorite. Dovessero casando di Napoli, la ricoprire il bilancio di futbolso, il team di quest'arte. Poi c'è un da Giavavo, c'è Cicilde, per ricchire per la chiave più uno, porte e poi d'un staff, dove posiziono ora del suo futbolo di Dineste, nella ricoprire il Zidane, che ho sempre video su, per Tommaso Cicilde. Ci sono cose che della nostra squadra conosciamo benissimo, delle cose che probabilmente sono ancora da scoprire, tipo questa qui, perché la Spadoria ha i numeri del centrocampista puro sotto l'aspetto della corsa come chilometri e ha le accelerazioni dell'attaccante più dei centrocampisti dentro questa continuità. Per cui era un pensiero che avevamo e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo anche lì e la risposta è stata positiva e siamo contenti. Grazie. Tabi chiede, tutta la smashtata da, hani, aslında takımınızı çok iyi tanıdığınız düşündüğünüzde bile farklı yönlerinde keşfedebiliyorsunuz ve tabii ki de Raspadori aslında tam bir orta saha futbolcusu iken böyle koşan, mücadele eden, işte fedakarlık yapan aslında forvetlerin de biraz hızına sahip bir orta saha bir futbolcusu. O yüzden onları da kendi bütün kalitesini ortaya koyarak gösterdiğini düşünüyorum. Calciolavole 24. Mister, invece nel secondo tempo abbiamo visto un approccio 3-4-2-1. È qualcosa che sta provando, che rivedremo, è un'altra carta che lei vuole avere a disposizione per la ripartenza. Diciamo che la terza ipotesi che lei ha messo sul tavolo è forse quella giusta. Un'altra carta che possiamo avere a disposizione, poi è un po' dettata stasera dalla mancanza di tutti i difensori, per cui e si va a mettere magari nel suo ruolo altri calciatori e si va a fare anche lì altre conoscenze. Oggi sono là solo su Cicilde, il congelo da 3-4-2 posizione tattica che ci tiene sicuro, Eralde. Ligde de kullanabileceğiniz bir taktik mi diye sordular. Hocanın cevabı da aslında şu. Bugün bu taktik kullanmamızın sebebi tabii ki de bazı eksiklerimizden dolayı. Ama elimizde bir imkan olduğunu da gördük bu akşam. Abbiamo trovato un campo che inizialmente era più facile giocare palla, dopo è stato un po' più difficile, ma la squadra ci ha sempre provato. Naturalmente la squadra di Nuri è una squadra che sa stare in campo, l'Antalya è una squadra che ha un grandissimo uomo in panchina e diventerà un grandissimo allenatore. Şunu da eklemek lazım. Aslında ilk başta biraz kolay gibi gelse de maçın gidişatı sonradan zorlaşmaya başladı. Ve bunu da etken olarak Nuri Hoca'nın da payı çok büyük burada. Çünkü Antalyaspor'un Nuri Hoca'ya sahip olması çok büyük bir şans ve büyük bir hoca olacağı kesin yani ileride. Yani çok bilgili ve kendisini gösterebiliyor. Ho ritrovato con piacere giocatori come Fernando, come Luis Adriano, che me lo ricordo ai tempi dello Shakhtar. Shakhtar'dan kalan onlarımda da tabii ki Luis Adriano ve Fernando gibi futbolcuları tekrardan görmek beni mutlu etti. Calciatori come Toprak, che mi ha fatto piacere rivedere in campo da vicino. Tabii ki de yakından tekrardan Toprak onu görmek tabii ki de mutlu etti beni. È stata una partita per noi interessante, è stato un buon test. Interessante il nostro mese vicino, sai di test oldu. Andiamo a continuare la partita.
trebuie chidează de pe mânzălă, sunt surate de oameni de Chelsea. Spazio Napoli. Come sta la signorina? Se vuole spendere qualche parola per questi ragazzi che regalano un sogno questa sera di esordire con la maglia del Napoli in campo del genere. Kvara sta bene, è rientrato, non ha più avuto nessun dolore alla schiena, anche stasera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità e siamo felici di averlo a disposizione. Evident că Bale la acolo de solul iarde, o nu se pară să o ardă, o să stară să-i dar acolo de bine revenu să-i zbura un jurnal. O genuză și o regea o arde. Bu akşam gördük ki sırtlarısı falan kalmadı. Gayet iyi bir şekilde kendini gösterdiğini düşünüyorum bu akşam. I ragazzi che abbiamo fatto giocare sono tutti ragazzi che si meritano di avere questa chance perché anche stasera hanno fatto vedere che sono ragazzi di prospettiva e siamo contenti di avergli dato questo spazio perché se lo sono meritato e hanno fatto vedere che meritazzano ancora. İkinci soru ise böyle bir statta bazı futbolculara, bazı genç futbolculara şans verdiniz hocam. Onlarla alakalı bir şey söylemek ister misiniz dediler. Hoca da tabii ki de hak eden futbolcular oldukları için formayı ilk defa tabii ki de giyebildiler. Bu da onlar için ne kadar gelecek vaat eden futbolcular olduğunu da gösteriyor. Buongiorno. Mister, buonasera. Questa partita arriva dopo una prima fase di lavoro, quindi due domande, che poi è un'unica domanda. Prospetto fisico, come ha visto la squadra e soprattutto due cose che una che gli è piaciuta e quella che non gli è piaciuta di questa partita. Chiaramente chiaramente. Sotto l'aspetto siamo molto quello che ci messe per farci trovare pronti poi all'inizio del campionato. È un posto adattissimo a sviluppare una preparazione, abbiamo trovato tutti i comfort e tutto quello che ci occorre. Abbiamo trovato anche un entusiasmo in Turchia per il calcio di quelli che fanno bene al cuore. E non è stata una partita facilissima perché il campo sopra era abbastanza morbido, sotto abbastanza duro e si scivolava facilmente, era difficile stare in piedi. Per cui ovviamente i giocatori più tecnici, più leggeri hanno avuto più difficoltà. Molto bene Dembélé quando è entrato per quella stazza che ha, per quella forza che ha. Le cose che non mi sono piaciute è che in alcuni momenti non siamo andati con la squadra a fare le cose, ma siamo andati o singolarmente o due o tre calciatori hanno partecipato, due o tre calciatori non hanno partecipato a queste pressioni alte. Şöyle ilk soruyla alakalı fiziksel durumunu sordular takımın ve tabii ki de maçla alakalı beğendiğiniz ve beğenmediğiniz olaylar neler diye. Hocamız da şöyle bir cevap verdi. Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa bu kamp boyunca da yapmaya devam ediyoruz ki sezonun ikinci yarısına başlarken de en hazır halde gelebilmek için ve aslında çok şanslı çünkü gerçekten çok güzel bir yerde bütün konforların olduğu alanda ve bütün imkanların sunulduğu bir noktada antrenman yapıyoruz ve gelişimlere devam ediyoruz. Sonrasında maçlarla alakalı da açıkçası kolay bir maç değildi, kolay bir zemin değildi, kaygan bir zemin ve teknik futbolcular biraz daha fazla zorlandı bu konuda. Belki ama Dembele oyuna girdikten sonra o fiziğine rağmen gayet iyi bir şekilde bir performans gösterdi. Sonrasında da tabii ki de en beğenmediği noktalarda da bazen takım halinde pozisyonlar üretmiyordu bireysel ya da bazı pozisyonlarda da sadece 3 kişi katılıyordu ve diğerleri kalıyordu. Bunları daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. E quindi non siamo stati continui come squadra, non siamo stati continui come distanze delle iniziative che prendevamo. E questo poi con le squadre forti si paga dazio se lo andiamo a ripetere. Poi piacere, mi sono piaciute molte cose perché quando la palla si fa girare con la velocità che
Napoli ha fatto, si danno pulsi di palleggio e di attacco alla profondità, insomma, sono cose che nell'età abbiamo fatto i teori. Tabii ben medium noktalardan bir tanesi de işte bu oyundaki oyunsal devamsızlığı, yani takımın hep beraber hareket etmemesi. Bunun üzerine de en çok beğendiğim noktalarda tabii ki de sezon başından beri alıştırdığımız o hızlı futbol, topu hızlı çevirmemiz ve hızlı çevirdiğimizde aksiyonlara başladığımızda böyle atik bir şekilde aksiyon gösterdiğimizde neler yapabileceğimizi de gösterdik. Ama o devamlılık konusunda da bu akşamki gibi bazı maçlarda da ileride güçlü takımlara karşı oynadığımızda eğer yaparsak tabii ki de orada cezayı kesebilirler. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Naturalmente di Lorenzo, il solito di Lorenzo, anche non è un yani di Lorenzo da tabii ki de her zamanki di Lorenzo ama farklı bir pozisyondaydı. Ultima per la stampa italiana, Teleclub Italia. Salve mister, buonasera. Molti vogliono sapere di Juan Jesus e se ha sentito anche i nazionali, per esempio soprattutto su Kim. A Napoli sono tutti preoccupatissimi per Kim, come sta? Juan Jesus sta soltanto un affaticamento, è stato lasciato fuori per precauzione, domattina farà tutto l'allenamento. I calciatori che hanno partecipato ai mondiali stanno tutti bene e sono tutti felicemente in vacanza, per cui nessun problema e vi aspettiamo a braccia aperte perché abbiamo bisogno di tutti, figuriamoci i calciatori di livello di quelli che hanno partecipato al mondiale. Juan Jesus ile alakalı bir soru geldi, durumunu sordular ve Dünya Kupası'na katılan Kim Min-jae gibi futbolcuların durumunu sordular. Herkes endişeli çünkü evde bir bekleyiş var. Hocamız da Juan Jesus'un sadece yorgunlukla alakalı dışarıda kaldığını söyledi ve tabii ki de hiçbir şekilde için kadroya almadı bugün. Diğer Dünya Kupası'na katılan bütün futbolcularımız da hepsi tatillerine başladılar ve keyifli bir şekilde dinleniyorlar. Ama tabii ki de biz sabırsızız. Onları tekrar bekliyoruz burada. Kucak olduğumuzu sevdiği onları karşılayacağımızı da bilsinler. O yüzden geldiklerinde de herkese ne kadar ihtiyacımız olduğunu tekrardan onları hatırlatacağız. Türkiş. Türkiye'ye geldiler ilk kez. Nasıl buldular Türkiye'yi? İkinci sorumda Türkiye'den iki oyuncu aldılar. Neler var şeyler? Geçen Mastik Bilgi'yi aldılar. Başka izlediği oyuncular var mı? Türkiye'den transferi düşünüyorum. Mister, è la prima volta che veniamo in Napoli in Turchia e ovviamente come hai trovato la Turchia sotto questo punto di vista? E avete preso anche due giocatori dal calcio turco che sono Kim Min-jae e Fermas, cosa vorresti dire riguardo a loro? E ovviamente se c'hai ancora dei calciatori che ti piacciono in Turchia che potresti portare in Italia? In Turchia il calcio di livello ce lo dicono gli allenatori italiani che noi abbiamo in Turchia. Altrimenti burada Türkiye'de bu kadar yüksek kaliteli bir futbol seviyesi varsa İtalya'dan gelen hocaların da hani burada olduğunu hatırlatmak lazım. Yani çok yüksek bir seviyede bir futbol var burada. Gente come Farioli, come Pirlo, come Montella sono allenatori che sono venuti qua perché sapevano di trovare una qualità di calcio per poter far vedere le loro capacità. Farioli gibi, Pirlo gibi, Montella gibi isimler Türkiye'ye geliyorlarsa bu bir tesadüf değil asla. Burada kendi kalitelerini, buradaki futbolcularla gösterebileceklerine inandıkları için geldiler. Buradan bu şekilde. Montella è venuto anche qui e qui fuori stasera e ha parlato benissimo del calcio. Montella hocamız da beni ziyarete geldi ve Türk futbolundan övgüyle bahsetti bana. Poi abbiamo visto stasera dei momenti hanno fatto girare la palla benissimo in mezzo al campo e ci hanno messo anche in difficoltà, per cui ormai il calcio turco è a livello del calcio europeo. Avrupa futboluna kıyasla da bu akşam da aslında sahada bazı zamanlarda gördük ne kadar güzel top çevirebildiğini Türk takımların, Türk futbolcuların. O yüzden Avrupa standartlarındaki bir futbol oynandığını hepimiz gördük bu akşam. Ed è sicuramente possibile andare a prendere dei calciatori da questo campionato per farli giocare in Italia perché
anche Elmas Unigiae hanno fatto vedere di essere top player anche nel nostro calcio, per cui questo può succedere a tanti altri. Aslında buradan sadece Kimince ve Elmas değil, bir sürü futbolcu da alınabileceğinin bir kanıtıydı aslında. Çünkü onlar İtalya'ya geldiğinde aslında ne kadar büyük futbolculuklarında nasıl bir futbol oynayabildiklerini de hepimiz gördük İtalya'da. O yüzden buradan neden olmasın, neden başka futbolcular gelmesin? C'è qualche giocatore che segui in Turchia in particolare? Che seguo in particolare? No, ce ne sono di calciatori bravi che tutti sappiamo che possono diventare dei top player. Però se li diciamo poi sanno che gli altri. Ama aslında şöyle söylemek lazım, bu soruya şöyle cevap vereyim. İsim vermeyeceğim ama tabii ki de çok kaliteli futbolcular olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve isimleri vermeyeceğim ki sadece bizde kalsınlar onlar. Olursa başkaları alması bizim elimize. Grazie a tutti.